Che stanno facendo qua i cittadini di Sion? Mi sembra un livello alla Dead Space qua, ragazzi, ho paura. Quindi lei non si ricorda. Cioè non ha i ricordi. Effettivamente, ragazzi, è interessante perché a me sembra un'unità aerea lei. Ho una richiesta. C'è un posto che vorrei visitare prima di partire. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo episodio di Stellar Blade. Ragazzi miei, Eve ha dei nuovi capelli. Ho finalmente trovato i capelli blu perché il nostro acconciatore aveva altri 3 slot che non avevo visto, tra cui i capelli blu che tanto volevo. Ragazzi, abbiamo parecchie cose da dire, ma le diremo quando andremo avanti con la storia. Prima però voglio fare 2 missioni secondarie insieme a voi perché il nostro caro capo delle sentinelle ha qualcosa da dirci e in più abbiamo un'altra missione di Enya, quindi ce le facciamo insieme. Ho fatto tutte le altre, ma andiamo con calma, partiamo da lui. Angelo, hai un minuto da dedicarmi? Che succede? A Zion ci sono molti estremisti che minacciano l'ordine pubblico. Beh, l'abbiamo notato, ragazzi. Ci sono molte fazioni qua a Zion. E avere a che fare con loro è una bella gatta da pelare. Un gruppo problematico? Cioè, in che modo? Diffondono notizie false o scatenano rivolte, dicendo di non fidarsi di noi. Beh, comunque, non è che date tanta sicurezza, sinceramente. Siete loschi anche voi. Abbiamo perso di recente le tracce di uno di questi estremisti. La nostra priorità adesso... Da capire se questi estremisti sono quelli che hanno attaccato anche Eve. Se sai essere discreta, ho delle informazioni per te. Riferiscimi della situazione e dispiegherò le sentinelle per ristabilire la sorveglianza. D'accordo. Se è ciò che serve, facciamolo. Vediamo la sua missione. Io direi di fare prima questa e poi andiamo a parlare con Enya. Enya è... forse Enya e Su sono i personaggi meglio caratterizzati del gioco. Cioè, secondo me sono anche meglio di Lily e Adam, che per adesso, secondo me, ancora non hanno spiccato. Mi sono affezzato un sacco alla storia di Enya. Abbiamo tante cose da dire oggi, ragazzi, perché nello scorso episodio abbiamo avuto tantissime informazioni essenziali, ma ne parleremo più avanti. Adesso dobbiamo cercare, vediamo se la mappa ci aiuta un attimo. Questo estremista, dobbiamo andare qui. Mi sa tanto che non ha fatto una bella fine questo estremista. Ti presentiamo l'Arca dell'Arcatech. L'Arca offre un piano alternativo per la gente di Zion. La gente di Zion è costretta a finire nella culla. Dicono che questa situazione sia dovuta alla mancanza di energia, ma in realtà è Orcal che lo vuole. Lui fa distinzione fra i cittadini di prima classe e seconda classe, e quelli che non hanno nessun valore sono costretti a vivere in un sonno eterno. Noi dipendenti dell'Arcatech non siamo affatto d'accordo con questa atrocità e intendiamo offrire un rifugio sicuro che i cittadini possono scegliere in piena autonomia. Vi presentiamo l'Arca, realizzata con una tecnologia che garantisce sicurezza e sopravvivenza. La nostra Arca è il posto più sicuro di tutta la Terra. Abbiamo una zona di prova dietro alla piazza dei ricordi di Zion. Provate la qualità superiore del nostro rifugio e non esitate a iscrivervi. Molto interessante questa cosa, ragazzi. Da capire se l'hanno ucciso altri estremisti oppure l'hanno ucciso le sentinelle. Però è strano che l'abbiano ucciso le sentinelle perché Man ci ha chiesto, insomma, di cercare questo tizio. Quando non abbiamo il codice, quando mai abbiamo qualcosa. Dovrebbe stare da queste parti l'Arca. Vediamo qua. Possiamo interagire? No. Eccola qui. Ci serve un codice, però. C'è una password. Che succede? Come facciamo a prenderla? Uno spazio di prova. Non ho idea di cosa sia. Potrebbe essere una base per attività criminali o per qualche complotto. Beh, nessuna delle due cose mi rassicura, sinceramente. Ti diamo il benvenuto all'esperienza Arca dell'Arcatech. L'Arca dell'Arcatech ha uno scudo protettivo a 4 strati e un sistema di sicurezza smart che assicura la massima protezione. Non dovete fare altro che ricordare il codice di accesso. Hai dimenticato il codice di accesso? Nessun problema. Arcatech si avvale di un sistema originale chiamato Rompicapo, installato all'esterno dell'Arca, in modo che i clienti non hanno dimenticato il codice di accesso possono entrare in tua sicurezza. Ruota Zion, ruota in senso orario. Se riuscirei a risolvere il rompicapo potrei scoprire quanto è sicura l'Arca. Mi sa che dobbiamo mettere il codice qui, ragazzi, perché adesso è interagibile sta roba. Questo schermo. Oh. Appaiono delle lettere. Ok. Avrà a che fare con la password?
Dobbiamo cercarlo per tutta la città. Ne ho visti altri di ste robe qua. Sembra molto interessante questa missione, quindi è il momento di esplorare. Ovviamente voi vedrete tutto tagliato. Dovrò farmi un bel giretto. Dobbiamo girare in senso orario, ha detto. Quindi, ecco là un altro schermetto, per esempio. Qua giù non c'era. Qua, ecco qua. Questo dovrebbe essere il secondo. Quindi è una U. Era 0U. Ovviamente non me ricorderò mai ste robe. Ma tipo 0. Eccolo qua l'altro. Questo è il terzo. Cosa dovrei segnarmeli? Comunque era 0UK. Eccolo qua invece. Trovato. 0UK. Vediamo qui cosa ci dice. Ah, 0KA. Questo l'ho già preso. Non c'era niente. Mi dispiace, Eve. Non c'è nessuna lattina per te. 0KA. 0KA. Non dimentichiamoci, per favore. Ecco l'altro. 0KAE. 0KAE. Ma non me lo ricorderò mai. Beh, manca l'ultimo schermetto. Vi prego. Datemelo subito, non mi fate piangere. Beh, sinceramente l'ultimo non sarà semplice trovarlo, ragazzi. Anche perché... Eccolo! Porca Eva, che culo, raga. Dai, dai, dai. R. 0. U. K. A. E. R. Ok. Sì, lo sappiamo, Eve. Il problema è ricordarseli. Allora, vediamo se la mia memoria è buona. 0. U. K. A. E. R. Mamma mia che memoria. Mamma mia quante porte. Oh, sono morti tutti qua. Fermi. E qualcuno mi salvi. Quei pazzi bastardi si sono offerti di mostrarmi l'arca era una trappola e ora non vogliono lasciarmi. Hai capito? Quindi mi sa tanto che le sentinelle sono nel giusto, ragazzi. Che stanno facendo qua i cittadini di Sion? Vedo letti. Ah, fanno esperimenti qua. Ma perché? Mi sembra un livello alla Dead Space qua, ragazzi, ho paura. Cadaveri che mi dicono qualcosa. Tu? La porta non si apre, l'energia sta per esaurirsi. Che fine hanno fatto tutti gli impiegati? Avrei dovuto entrare nella culla, come aveva detto il profeta. Non avrei dovuto fidarmi di questa storia dell'arca. Quindi effettivamente entrare nella culla ha un senso. Guarda quel casino che hanno fatto qua, raga. Vi prego, fatemi uscire da qui. Ma non è che c'è una boss fight qui, raga? Per ora andrà bene così. Preferisco vivere qui senza problemi piuttosto che dormire nella culla, dove non si è né vivi né morti. Com'è questa porta è chiusa a chiave? Ehi là, l'hanno messo in trappola. Ma non c'è nessuno quindi qui? No, non si prosegue nemmeno, ragazzi. Mi rimangio la boss fight. All'Arcatech, la protezione dei clienti è la nostra priorità. In questo preciso momento le guardie reali stanno andando in giro a dare la caccia alle persone innocenti. Ci porteranno alla culla. Arcatech è arrivata a dover usare la sua ultima chance per la sicurezza dei suoi clienti. Ripeto, ci porteranno alla culla. Da ora in poi verrà attivato il sistema smart di sicurezza. I nostri clienti devono rimanere al sicuro nell'arca. Ci dispiace annunciarvi che da ora in poi non potrete uscire dall'arca. Non potete tornare a Sion. Ci dispiace annunciarvi che da ora in poi non potrete uscire dall'arca. Non potete tornare a Sion, eccetera, eccetera. Potete usufruire dei nostri eccellenti servizi all'arca più sicura di tutta la Terra. Ma... Oh oh. Questo che significa? Ma qua sono morti tutti poi, raga. La porta si è chiusa. Oh no, mi hanno intrappolato anche a me. Cosa è successo? Devo uscire da qui. Holy shit. Forza, prima che la corrente finisca. Non sappiamo cosa potrà succedere. D'accordo. Open the gate! Come si apre qua? Aiuto! Tocca tutto, tocca tutto. Dove cacchio si esce? Ci sarà un condotto da qualche parte. Ah, devo rompere questo. Ok. Ok, 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 ok. Via, 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 via. Rompi. Scappa. Qualcuno si è rianimato sicuro. Nemici? No. Via. Non funziona qui. Maledizione. C'è qualcos'altro da distruggere, quello lì. Via, 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 via. Rompe tutto. È rotto? Sì. Ascensore. Ce l'abbiamo fatta? Sembra di sì. Beh, bastava rompere quelle cose per uscire. Io avrei spaccato tutto, in effetti. Rompi pure sta roba qua. Fatemi uscire, via. Maledizione. Non voglio credere che sia stata opera di un umano. Forse la situazione qui sulla Terra era così disperata che sono impazziti. Qui ho un'altra cosa da dire, ragazzi. Andiamo.
Andiamo a parlare con Mann. Ma da quello che ho capito, soprattutto nell'ultimo episodio, è che tecnicamente l'umanità sono in Aitiba, giusto? Quindi tutta la gente che vediamo qui, tutta Sion, sono comunque tutti androidi. Non penso ci sia un vero umano oramai, non esistono più loro. E quindi che senso ha allora parlare di umano? Esattamente Adam ha detto adesso, un umano ha fatto tutto questo. No, sono tutti androidi tecnicamente. Vediamo se Mann ci dice qualche informazione in più sulla culla, perché per adesso questa cosa mi fa presagire che effettivamente qua Sion non facciano le cose per un secondo fine, ma le facciano per semplicemente vivere in pace. Che è successo, Angelo? Ho trovato l'estremista, ma era già morto. E la questione era complicata. Credo che l'estremista abbia mentito agli altri cittadini dicendo di proteggerli, per poi imprigionarli e ucciderli tutti. Ha detto loro che Orkal stava manipolando Sion. Orkal che è qui a fianco, potrebbe davvero sentirci. Grazie comunque, ci occuperemo noi degli sviluppi futuri. Tutto qui? Mica mi aspettavo chissà che dialogo. A me la questione della culla ancora è poco chiara, sinceramente. Cioè, loro mettono i cittadini nella culla per cosa? Noi abbiamo capito prima di tutto che la sfera madre è la cosa negativa della storia, cioè non dobbiamo fidarci della sfera madre, quindi promettere loro di addormentarsi nella culla per far arrivare i loro ricordi alla sfera madre, secondo me non è la cosa giusta, perché la sfera madre, ripeto, è la parte negativa di questa storia, cioè letteralmente lei fa cadere gli stermini, ha fatto cadere lo sterminio dell'umanità costringendola poi a rifugiarsi nei laboratori segreti e creare Aitiba. E secondo me, ragazzi, piccola teoria, ve la spoilerò adesso, secondo me le unità aeree sono l'upgrade degli androidi, ovvero secondo me la sfera madre vorrà fare di nuovo quello che ha fatto con l'umanità, ovvero uccidere tutti gli androidi e sostituirli con le unità aeree che sono le parti aggiornate. E avere questo potere infinito, cioè fra centinaia d'anni poi farà le unità aeree 2.0 e le manderà per uccidere le vecchie unità aeree e così via. Cioè lei ha il potere di decidere chi vive e chi muore soltanto perché crea cose più aggiornate, più innovative. Questa è la mia teoria. Secondo me arriveremo a un punto dove unità aeree inizieranno a uccidere anche gli androidi, magari non adesso, ma potrebbe essere lo scopo della sfera madre in futuro. Non sappiamo quanta influenza abbia sull'unità aerea, cioè nel senso, se Eve decide di distruggere la sfera madre, lei, essendo che è stata creata, essendo che la creatrice, può fermarla in qualche modo? Cioè c'è qualche meccanismo per fermare le sue creazioni? Tecnicamente sì, cioè io direi di sì. E sarebbe a quel punto invincibile. Però vediamo. Facciamo la missione di Enya e poi partiamo per la nuova regione. Cioè la nuova regione, l'ascensore orbitale. Enya, vederti stare in piedi e camminare così mi fa davvero piacere. Allora, che cosa vi ha portato entrambi qui? Ho una richiesta per te. Tempo fa un piccolo drone è venuto al bar. Un drone? Oh, intendi Digger. Ah, Digger, ragazzi, l'abbiamo portato in città. Ha detto di aver riconosciuto la canzone. Facendo la sua missione è venuto qui a Sion. Ho fatto di tutto, ma non riesco proprio a trovare quel drone. Eve, mi dispiace disturbarti per questo. Se sapesse qualcosa sui miei ricordi, potresti ottenere altre informazioni dal drone. Quindi lei non si ricorda, cioè non ha i ricordi. Effettivamente, ragazzi, è interessante perché a me sembra un'unità aerea lei. Oh, grazie al cielo. Ti faccio sapere appena scopro qualcosa. Nel frattempo dovresti rientrare. Meglio che ti riguardi. Grazie. Grazie, come sempre. Vabbè, Digger, ragazzi, è praticamente in mezzo alla città, cioè come cacchio hanno fatto a non vederlo, non lo so, però andiamo a parlarci noi. Cioè, letteralmente è qui, Digger, ragazzi, è praticamente al centro di tutto, lo vedono tutti. Digger, sei stato tu a parlare con Enya, giusto? Sì, le attività artistiche sono strabilianti.
Era la prima musica che udivo. Sento che la mia comprensione della cultura umana è notevolmente migliorata. So che sai qualcosa sulla canzone. Vorrei che tu mi dicessi di più. Sì, Eve. Sei un ospite molto speciale, perciò te lo dirò. Le informazioni hanno a che fare col canto di Enya. Prima di stabilirmi nelle piane dei rottami, ho attraversato numerose regioni diverse, raccogliendo 149 Moto! Petabyte. 149 petabyte! Ho scoperto una persona che intonava un canto corrispondente ad alcuni dati vocali già registrati nel mio archivio audio. Una canzone può essere cantata da più cantanti? No. La somiglianza è così elevata da ritenere che si tratti dei vocalizzi della stessa persona. Quindi lui l'ha già sentita cantare, ma da un'altra parte. Un luogo chiamato Teatro dell'Opera, ora noto come Rovine Sepolte. Ora sai tutto ciò che ho detto a Enya. Perfetto. Forse le cose iniziano ad avere senso. Grazie, Digger. Lieto di essere d'aiuto. Torna a trovarmi. Rovine Sepolte non era uno dei due laboratori degli umani? Anche se la missione mi dice di andare di qua. Vediamo. Posso andare? Posso entrare? Sembra di sì. Ah, questo è uno shortcut per le lande. Non lo sapevo, bellissimo. Ah no, è il vasto deserto, raga. E la missione è qui, Teatro dell'Opera. Holy shit, non me l'aspettavo questo salto incredibile. Ah, il Teatro dell'Opera, ragazzi. Non l'avevamo visto nell'episodio dove abbiamo esplorato la prima volta insieme a voi il vasto deserto. Faccio vedere un'abilità nuova, raga. Piaciuta? Ho fatto una build nuova su Eve, ve la faccio vedere quando andiamo avanti con la storia. Infatti dobbiamo entrare qua dentro, nella cupola. Ho fatto bene allora non esplorarla la prima volta, raga. Dobbiamo fare la missione di Enya. Oh, quanta gente c'è qua, però. Che rottura di scatole che siete. No, no, non mi picchiate, non mi picchiate. Aia, aia. Il problema della nuova build è che adesso le abilità beta si caricano molto lentamente. Sento cantare comunque, ragazzi. Non so se è la canzone del gioco oppure effettivamente qualcuno che sta cantando. No, mi sa che è la canzone del gioco, ragazzi. Vediamoci un po' di documenti qua. Questo brano è molto simile a quello che Enya canta sempre. Enya cantava qui prima? Il testo è leggermente diverso. Forse no. Potrebbe essere in alcuni ricordi persi di Enya. Boh, strana sta parte, raga. Devi svegliarti, Enya. Non importa come stavi alle prove. L'esibizione di oggi è uno spettacolo vero e proprio. Hai solo il canto e la recitazione. Era un androide programmato solo per cantare e danzare, mi sa. Meglio non fare nulla che mi faccia vergognare nei prossimi 100 anni. Il problema sorge se lo rivedrò tra più di 100 anni. No, posso farcela. Oltre il destino. Probabilmente si esibiva qua, Enya. Quindi è un androide molto antico. Andrò oltre il destino per stare con voi, Enya. Forse veniva usato per intrattenere gli umani quando c'era l'umanità. Qui mi appaiono altri dati su Enya. A quanto ho capito finora, è come diceva Digger. Questa Enya e quella di Zion sono... Ok, no, è la stessa persona. Oltre il destino. Era questo il titolo del brano? Vediamo. Qui c'è stato uno spettacolo ed Enya era la cantante solista. Torna tutto? Le nostre schede di memoria sono progettate per salvare i dati più importanti in profondità. Il fatto che quel brano fosse l'unico ricordo rimasto di Enya dimostra quanto è importante per lei. Non è abbastanza. Dubito che troverai altro. Torniamo indietro? Andiamo. Usciamo da qui. Ok, andiamo. Eve, allora com'è andata? Beh... Mi sa che abbiamo finito le missioni di Enya, dato il trofeo. Riguardano te. Com'era la tua vita prima? Forse sono solo congetture, ma penso di poter dire che Digger ha ragione. Ho anche scoperto il titolo della canzone. Ti ascolto. Un tempo eri un artista, eri parte di un collettivo più ampio. Ma questo è l'indizio più importante. Ti esibivi in un'opera chiamata Madama Macchina. La canzone che cantavi lì assomiglia molto a quella che canti adesso. Il titolo della canzone è Oltre il destino.
Oltre il destino. Si chiama così? Sì, anche se è solo parte della storia. Tranquilla. È già abbastanza. Sei proprio sicura? Ho ancora altre informazioni. Oltre il destino. La me del passato forse mi vuole spronare con le mie stesse parole. Per cercare di fare pace con il passato che ho perso ed accettare quello che ho adesso. Pare che la mia ossessione abbia arrecato disturbo a molte persone. Ma ora ho qualcuno che si prende cura di me. Non è questo ciò che conta davvero? Beh, forse hai ragione. Eve, grazie. Hai fatto così tanto per noi. D'accordo. Prendi questi dati. Con il loro aiuto riuscirai a ripristinare oltre il destino. Va bene. Grazie, Eve. Enya, potrei chiederti di cantare la canzone per me? Oh, ne sarei felice. Me l'aspettavo l'esibizione, sinceramente. Voce. Manca un applauso, ammazza che pubblico di merda, do Cristiano. Beh, ragazzi, molto molto bella l'emissione di Enya e Shu comunque, eh. Si sono rivelati essere i personaggi migliori del gioco, anche più dei protagonisti per adesso. Ma finalmente si parte, ragazzi. Andiamo avanti. Prossima destinazione, ascensore orbitale. E abbiamo delle cose da dire, ma le diremo una volta arrivati. Adesso sei pronta? Nessun rimpianto? Beh, sì, possiamo partire adesso. Eve, un'ultima cosa. Andremo nello spazio, quindi preparati a fare un lungo viaggio. Dovresti occuparti di tutto quello che devi fare a Zion prima di partire. Ragazzi, ma siamo al finale? Io ho fatto tutte le missioni secondarie, quindi sì, partiamo, ma siamo già al finale? Eve, Adam, aspettate. Eh? Che succede? Ho una richiesta. C'è un posto che vorrei visitare prima di partire.
Dove? Possiamo fermarci un attimo a Eidos 9? Per favore? Sì, non sarà un problema. Posso chiedere perché... Facciamo una piccola deviazione? Là c'è un'officina, un luogo in cui mi nascondevo. Nuovi potenziamenti? Lily? Facci diventare devastanti? Come se già non lo fossimo. Andiamo a Eidos 9, va bene. Va bene, se davvero ti serve. Grazie. Non me l'aspettavo la scelta che non possiamo fare più il backtracking, ragazzi. Accidenti. Quindi siamo al finale, praticamente. Per l'intercettazione non sarà facile avvicinarci. Vabbè, i mortai, che cacchio è sta roba? Non possiamo fare una deviazione. Credo che sarà uguale ovunque. Scendo io a risolvere la cosa. Ci rivediamo subito. Dobbiamo andare a spaccare le torrette. Dobbiamo distruggere tre mortai. Non ho capito se Eidos 9 è un'altra città oppure è una porzione, è un quartiere di Eidos 7. Non lo so. Allora ragazzi, dicevamo, cosa abbiamo scoperto nello scorso episodio? Beh, molto semplicemente ci eravamo quasi arrivati da soli. Avevamo parlato di Naitiba generati in laboratorio su esperimenti umani. In realtà, ragazzi, i Naitiba sono esattamente tutto il genere umano che si è rifugiato in questi laboratori per sfuggire agli androidi e ha cercato di trovare una controffensiva a questi androidi e quindi si è fatta esperimenti su se stessa, generando poi i Naitiba. La cosa che mi chiedo però è se questi Naitiba effettivamente sono un'unione tra una razza aliena scoperta e effettivamente gli esseri umani, perché noi abbiamo visto dei Naitiba parassiti in quei container, quindi secondo me li stavano trasportando, li stavano portando nei laboratori per poi fare degli esperimenti. Inizialmente erano esperimenti per studiarli, poi una volta che c'è stata la guerra con gli androidi sono diventati esperimenti per creare un'arma per sconfiggere gli androidi. Maledizione, la ferita, verifica lo stato fisico, non ci interessa, ok. Qua sta crollando tutto. Io la cosa che mi voglio interrogare un attimo è il ruolo di Shion, perché abbiamo avuto un indizio importantissimo per tutto il gioco, ovvero... Ragazzi, ah, peccato, volevo far vedere una mossa nuova, ma non abbiamo la barra, mi sa. Abbiamo avuto un indizio importantissimo per tutto il gioco, ovvero... che ogni volta che ispezionavamo un cadavere, noi prendevamo la sua scheda di memoria. E quindi, ragazzi miei, tutti i personaggi che vediamo, tutti i cadaveri in giro, sono tutti androidi. Cioè, non c'è più nessun essere umano che possiamo definire umano in questo mondo. Quindi il mondo effettivamente è tutto in mano agli androidi in questo momento. Ecco perché vi dicevo che è strano quando Adam parla di umano. Cioè, oramai gli umani sono semplicemente gli androidi. Però, ripeto, non sono umani, sono androidi. E quindi è un po' strana la cosa. Io devo sbloccare ancora un'abilità per quanto riguarda la build che ho fatto, che più tardi ve la faccio vedere, ragazzi. Però sboniamo questo perché non riesco a parlare se devo stare concentrato. Peccato che non abbiamo mai la barra beta adesso. Non posso fare le figate. Aia. Beh, facciamo così, raga. Non muore. Boom. Ammazziamo sto coso prima che fa un casino supremo. Rifacciamo stabilità, va? Sogni ragnetti, kkk. Yeah. Mazza che danni che fai. Non è che mi spara? Ecco qua, le spine del cavolo. Yeah. E voilà. Yes, primo andato, ce ne mancano altri due. Stavo dicendo allora, ragazzi, la cosa in cui mi interrogo io sul fatto che adesso il mondo è completamente in mano agli androidi è come funzionano gli androidi. Cioè, loro vengono creati direttamente in laboratorio, vengono creati direttamente dalla sfera madre, oppure effettivamente gli androidi sono umani, quindi nascono normalmente e poi gli vengono impiantati la scheda di memoria. Abbiamo visto nella parte dell'archivio, quando abbiamo fatto la parte dell'archivio, che ci dicevano che praticamente andavano a sostituire cuore, polmoni,
tutte queste cose qui per far progredire l'umanità anche in zone ostili all'umanità. E quindi come funziona? E questa è la cosa che voglio sapere. Come funziona anche la riproduzione? Cioè, vengono creati in laboratorio oppure effettivamente funziona normalmente come normali esseri umani? Sono tante cose che vorrei sapere, ma secondo me non ce le diranno, o ce le diranno tramite documenti. Io spero che queste cose ce le dicano. Ripeto, non... secondo me no, dobbiamo stare attenti ai documenti magari. Però ecco, un'altra cosa su cui mi interrogo è se effettivamente in qualche laboratorio è rimasta qualche cavia umana magari inutilizzata e quindi è in uno stato dormiente e magari noi possiamo in qualche modo ricreare il genere umano, se magari troviamo sia un esemplare maschio che un esemplare donna. Non ti permettere tu, eh? Ho visto con la coda dell'occhio proprio le becche tutte sti danni qua, grande infame. Yeah, e morisce. Aia, aia. Yeah, pregato. Voglio vedere se si può andare anche qua sui cornicioni. Altra cosa da dire, ragazzi, è ricordiamoci i nomi dei protagonisti, perché noi abbiamo Eve che è palesemente Eva, abbiamo Adam che è palesemente Adamo, quindi che loro siano, diciamo, profetizzati nel fare qualcosa per far ripartire l'umanità. Io dove cacchio sto andando? Eve, piano, piano, non ti buttare. Piano, 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 butta di qui, brava. Quindi anche in quel caso, no? Come funziona? Cioè, loro possono riprodursi in qualche maniera, oppure sempre in laboratorio? Non ne ho la più pallida idea. Alla fine penso che soltanto il fattore di riproduzione sia effettivamente il problema di questa storia. Cioè, il capire se possono... riprodursi normalmente, oppure se tutto ciò avviene comunque in laboratorio e lo partendo dalla sfera madre, immagino. Cioè, io scendo qui perché? Non lo so. Proviamo ad andare di qua. Io non so dove mi sono ficcato, sinceramente. Sali, sali. Ok, perfetto. Sono arrivato qui, ragazzi. Non so manco io come. Boh. Non penso sia qualcosa di normale che andava fatto, sinceramente. Però ormai sono qua, quindi me ne vado di qua. C'è sta cosa qui, modulo di potenziamento drone, e io godo un po'. Il radar non ci indica nulla, quindi immagino che da questa parte non ci sia niente. No, in realtà si arrampica là, c'è una cassa là sopra. Come cacchio ci arrivo? Ma tipo una nuotatina rapida indolore. Eve, veloce, Eve, veloce. Devi muoverti, non devi andare giù, Eve. Ti odio, ti odio. Tutto da capo, ragazzi, mio Dio. Ok, qua recuperiamoci adesso qui la parte dei cavi. Piano, Eve, piano. Vai qua. Quella è una cassa abbastanza normale. È la prima cosa, l'abbiamo recuperata. Devo capire se c'è una strada migliore da fare per recuperare quella... quella cassa. Io spero che i discorsi siano più o meno capiti, ragazzi, col fatto che ci sono ste cose che stanno sparando da mezz'ora. Io non sto capendo niente, anche perché non sto sentendo niente, la mia voce non la sento. Allora, cerchiamo di capire se c'è una maniera più efficiente di arrivare, se non sbaglio, esatto, in questo edificio. Questo edificio è quello che ci interessa. Il fatto che è tutto respawnato adesso. No, mi sa tanto che l'unico modo è andare sempre da giù. Facciamo una cosa intelligente però, ragazzi. Cerchiamo di uccidere prima sto cacchio di mortaio che ha già rotto le scatole. Mo vi faccio vedere io di che pasta sono fatto. Cagacà, fatemi esplorare in santa pace, di mortacci vostra. Tutte le abilità possibili e immaginabili. Ok. E l'altro l'abbiamo fatto fuori. Tu vieni qua. Non fare il cagacà. Ovviamente tre attacchi dovevi fare. Tu quanta vita c'hai ancora? Aia, 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 aia. Calma, 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 eh. Fatevi sparare. Così la finiamo in fretta. Ok, possiamo tornare lì semplicemente andando di qua. Almeno un po' più semplice. Perfetto. Dove eravamo prima con le due macchine? Abbiamo trovato il modulo di riparazione del drone, cioè del potenziamento del drone. Qua, anche se cadiamo in acqua, non dovremmo tecnicamente morire. Save. Si degna di muoversi. Io ci riprovo, ma con scarsissimi risultati, secondo me. E quindi dovremmo rifarci nuovamente tutto da capo.
Eve, se salti, no? Oddio, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Meno male che c'è il radar, meno male. Se no sta cosa ce la perdavamo sicuramente. Dove cacchio si entramo? Ah, forse dal tetto dobbiamo entrare, ragazzi. Vediamo. C'è nessuno? Sembra di no. Eh sì, ragazzi, era un costume. Madonna, siamo dei mostri. Che cacchio ho trovato? Tutta la lancio planare 6. Bene, ora abbiamo un altro problema grosso. Tornare indietro. Ok, almeno questa parte ce la siamo fatta. Ora, velocemente, Eve. Vai, veloce, salta. Ok. Attenta, sembra pericolosa. Che cosa è pericolosa? Se mi dici il soggetto, forse riesco a capire. Il fatto che ci siano 3 nemici devastanti lì può essere. Però ce la possiamo cavare. Ma che ci frega, raga. Tanto possiamo spammare le nostre skills. Tipo questa. Bremmete. Mamma mia, bellissima sta skill. Tra l'altro ci rigenera anche vita, se non sbaglio, quella cosa. Vieni qua. Tra l'altro non mi ha proprio cagato, comunque. Sì, sputa. Adesso ti ammazzo io. Ho fatto una parata completamente a caso, ragazzi. È stato un fichissimo, però. È morto pure questo. Fatti di usare l'abilità suprema, figlio mio. Tieni. Non mi tirare gli spunzoni. Sbremmata. Non ci abbiamo più punti. Vai, Eve, veloce. Attenzione, attenzione. Ok. Ah, è ancora vivo questo. Questo grande vomito. Vieni qua, vieni. Dove stai? Fatti uccidere. Fatti sparare. Credo e spero di aver esplorato per bene questa prima parte. Accampamento. Primo accampamento. No, io non riposerei. Vabbè, alla fine ho riposato, ragazzi. Va bene. Intanto la prima parte dovremmo averla fatta tutta. Mi sento soddisfatto della mia esplorazione. Uella, è da un po' che non ci vedevamo io e te. Dai, su. Fammi qualcosa. Attaccami. Aia, oh oh, volevo pararlo. Vieni qua. Beh, sei rimasto stordito pure tu. Ok. Brutto, brutto. Ok, ne fa 3. Ovviamente io mi so scrollo tutto quello che fa lui. Mortacci suoi. Yeah. Però di questo non me ne sono scordato. Becca di questo. Vai. Su. Fammi qualcos'altro. Ecco, va bene. Me l'ha fatto effettivamente. Facciamo così, no? Facciamo prima. Anche perché vai a terra ti posso fare un po' di combo. Yeah. Molto bene. Muori. Aia. Che palle, volevo parare il terzo. Che palle. Non sono mai perfetto con i tempismi. Ah, vuoi smettere di sparare ogni 5 secondi? Tanta miseria. Che palle che siete. Yeah. Muori. Di nuovo. Sbram. Ancora non è morto. Ora sì. È rimasto in vita. Tu sei rimasto in vita. Ettie. Ettie. Ah, il terzo ovviamente. Devi sempre rovinarmi tutto. Per una volta che faccio due parate in croce. Però non mi sta completamente ignorando. Sta arrivando, mi sa. Yeah. Almeno abbiamo fatto un castigo questo episodio. Vieni qua. Forza. Ecco. Bella parata, bellissima. Tra l'altro, ragazzi, appena troviamo un accampamento, un altro accampamento, mi sa che comunque siamo a fine episodio, quindi... sprofondata nell'acqua, non ci interessa. Questo, invece... Biglietto per i cieli, carta d'imbarco per l'ascensore orbitale. Spire 4, alta stazione orbitale. Società Orca Aerospace, centro spaziale Rafael. È un biglietto per il cielo, ho lavorato duramente per averlo. La colonia è al sicuro da mostri, non temere. Pensiamo piuttosto a ritrovarci quando arriverei e sarai al sicuro. Aggiornami quando arrivi. Effettivamente, ragazzi, un'altra cosa da dire è... tutti quelli che sono scappati nella colonia, tutti quelli che sono nello spazio, tra di loro ci sono esseri umani? Tecnicamente no, perché la sfera madre vuole sterminare l'umanità, quindi non ha senso che nella colonia ci siano effettivamente gli esseri umani. Quindi anche lì sono tutti androidi. Ormai il mondo è praticamente solo androidi, quindi cioè, ormai non dobbiamo più parlare di umanità. Cioè, per il gioco l'umano adesso è l'androide. L'umanità non esiste più, sono in Aitiba l'umanità. Quindi dobbiamo vederla sotto questo punto di vista. Quando parlano di umano, parlano di androidi come Eve, come Adam, come gli altri. Qua c'è alto rischio di cadere comunque. Quindi facciamolo fuori in fretta questo.
Usiamo tutte le abilità possibili e immaginabili. Qua abbiamo molti punti dove possiamo saltare. Il primo è questo, ovviamente. Non so se farmi una build ibrida fra esplosiva e beta. Boh, tra un po' ve la faccio vedere la build, appena abbiamo un attimo di pace. Però io ho fatto tutto incentrato sulle esplosive. Buono che possiamo fare l'impeto. Vai, ok. Mi è esploso in faccia. Cassa for me. E sono munizioni, che palle. Andiamo a prenderci il secondo qua. Oddio, Eve, non lo fare, non lo fare. Ferma, ferma. Calmati, 2 secondi. Mannaggia te, Eve, come cacchio salti. Piano così, piano così. Vai qua. Piglia qua il bitcoin. No, erano soldi. Ok, qua possiamo aprire. Si può aprire, non si può aprire. Ma possiamo fare così? Nemmeno. Dobbiamo scendere. Oh, c'è un accampamento qua giù, ragazzi. Oh, mi sembra molto la parte... Esatto, il parcheggio di Eidos 7, ragazzi. Approfittiamo di questo momento pausa per farvi vedere la build. Allora, io ho fatto una build incentrata su le abilità esplosive. Abbiamo una cosa importante che ci dice questa isospina proprio per le esplosive. Cioè aumenta innanzitutto l'energia esplosiva. Cioè aumenta del 30% la potenza delle abilità esplosive. E ci dice... Ricarica di 50 l'energia esplosiva quando vengono sferrati attacchi combinati a livello 4 o superiore. Gli attacchi combinati sono gli attacchi dove noi alterniamo quadrato e triangolo. E a sto punto ho deciso di giocare l'altra isospina, quella, la prima che abbiamo usato, già potenziata, quella che ci aumenta i critici, i danni critici e soprattutto il tasso critico quando facciamo attacchi combinati a livello 4 o superiore. Quindi noi dobbiamo cercare di fare attacchi combinati perché ci ricaricano anche... la barra esplosiva. Poi scudo, ricarica energia esplosiva bonus, quindi quando facciamo le schivate, quando carichiamo anche con gli attacchi combinati ci dà più energia. Potenza dell'attacco delle abilità esplosive. E poi abbiamo la solita roba che ci ricarica l'energia esplosiva anche quando veniamo colpiti, perché verremo quasi sempre colpiti. Questa è la build, ragazzi. Secondo me non è male. Però l'unica cosa che ho notato che manca è che le abilità beta, che secondo me sono forse un attimino più utili, non si caricano quasi mai. Oh, tecnicamente siamo a fine episodio. Ho detto che avrei chiuso l'episodio all'altro accampamento, ma in realtà volevo un accampamento base. Qua possiamo raccogliere qualcosa, ma come c'entriamo? Forse da sopra? No, dall'esterno. Salve? Lei è di spalle? Non più, va bene. Affrontami. Ce n'è un altro però. Facciamo così. Sbada, bremmete. Yeah. Ok, comunque mi aspettavo più danni da questa abilità, sono sincero. Anche perché abbiamo un sacco di roba che ci fa fare danni adesso. Aia, mi fai curare per favore, per favore. Ok, abbiamo 5 pozioni. Muori. Morite, non muore nessuno qua. Che palle. Voglio farvi vedere sta cacchio di nuova schivata, ma non ci riesco. Ok, no, niente, è impossibile farvela vedere qui. Aspettiamo di non morire, possibilmente. Ok, la parata va più che bene. Quando facciamo una schivata e un contrattacco, possiamo fare un altro attacco nuovo, strafigo da vedere. Però non mi riesce quasi mai, quindi che cacchio l'ho messo a fare? Bella domanda, bellissima. Su, forza, esplodi, va. C'è anche l'amico tuo. Posso farti l'agguato a te, magari? No, niente, mi hai già visto. Fai fare una schivatina, dai. Voglio far vedere sta cosa. Aspetta. Dai, di nuovo, riprovaci. Ok. Fai così, e così. Ah, finalmente, ragazzi. Ne possiamo fare un altro con triangolo. Però questo muore sicuramente. Voglio provare a fare quello con triangolo. Sono cose che non mi verranno mai perché non mi vengono naturali. Però sono fighe da fare. Oh, con la parata. Yeah. Visto? Visto che man mano che prendiamo... un po' di manualità, riusciamo a fare qualcosa di decente. Ecco qua. Attenzione, non mi fa il terzo attacco, va bene. Ultimo colpettino. Dai, forza. Ecco, mannaggia a te, mannaggia. A posto. Riusciamo a shottarti? Yes. Campamento base, penso non lo troveremo mai più nel gioco. Abbiamo 2 strade. Fermi tutti. Ti fermi tutti perché abbiamo questa che ci porta in realtà... Dove ci porti?
qualche parte nuovo? Sì che ci porti a qualche parte nuovo. Infatti ci sono nemici qua. Fermi. Dove cacchio sono finito? È arrivato. Oh, grande infamone. Dai, fammi fare la schivata. Dai. Su, non ti fa pregare. Ok. Così. Ah, finalmente. L'abbiamo fatta. Ragazzi, sono fighissime ste robe. Dai, di nuovo. Mi piace. Mi piace. Ci deve entrare in testa, raga. Via. Che è? Anzi, facciamo così, va. Approfittiamo. Quando è di spalle, ragazzi, sempre fare mosse devastanti. Via. Dai, su. Schivatina. Aia, 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 aia. Schivatina cheat. Ma sapete cosa? Me ne sbaffo le palle. E poi ti faccio così. Che non voglio far respawnare tutti, ragazzi. Oh mio Dio, quanti anni mi hai fatto. Oh, 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 oh. Calma, calma, calma. Morite, grazie. Altro polipone. Vieni qua, dammi la cassa. Ti sparo un po'. E comunque, ragazzi, cioè, non abbiamo nessun buff noi alle beta. Ma fanno comunque, secondo me, più danni delle esplosive. Non ha senso sta roba. Ha zero senso. Per fortuna non sono munizioni. Io non so dove cacchio sto andando qua. Salve. Prego, venga, anche lei. Ce n'è per tutti tanto. Ecco qua. Ce n'è per tutti darmi mazzate. Dove cacchio hai colpito? Non lo so. Vabbè, facciamo così. Hai già Rokuga. Sì, mi ripristina un po' la vita questo, ragazzi. Pochina, però comunque... c'è un fattore rigenerante. Immagino che più nemici colpiamo, meglio è. Oh, ecco. Il mortaio. Nice. Vieni qua. Yeah. Facciamo così. Sbrem. Ok. Molto, molto bene. Attenzione agli spuntoni qua. Ci sono altri nemici che arrivano. Sembra di no. Quindi possiamo andare un po' più tranquilli. Ok. A posto. Ok, fatti fuori tutti. Apriamo sto shortcut. Tra l'altro ci avvicina all'accampamento. Ma un accampamento base lo avremo mai in questo gioco? Oddio, quanta gente sta qua. È il momento di farsi uccidere. Aia, mi sa di sì. Oh, tutti qua che sta arrivando. Venite tutti vicino a me. Che v'ammazzo io. Guarda quanta vita ho recuperato, raga. Un fottio. Non lo rifaccio, va. Ce ne sono troppi. Ok, perfetto. Salve, come va? No, no, non farmi attacco multiplo. Quanti siete? Faccio così. Guarda che sono bravissima. Via di qua. Uccidi questo, veloce. Bene. Io e te adesso. Forza, vieni qua. Anzi, ti sparo, va. Io sinceramente vorrei tornare qui. Perché il parcheggio non abbiamo finito ancora. A parte che ce n'è un altro qui. Di sti mortai rompiscatole, quindi... andiamo a farlo subito, va? Yves, perché hai saltato così presto? Meno male che ci sia arrivata comunque. Sempre queste manie di saltare a cazzi suoi, comunque. Mi dà un po' fastidio. Yeah, bravo. Ti fare un'abilità, così. Per gradire. Dai, attaccami. Brutto. Buono. E il terzo. Sempre, oh. Mi freghi sempre. Impressionante. Mamma mia, che rottura di scatole che sei. Lasciamo fuori subito l'amico Fritz qua. Vieni qua, bello mio. Riprendiamoci anche un po' di vita. Che male non ci fa. Grazie. Come va? E dici? C'è ancora il polipone, vero? Prego, venga, si avvicini che devo fare attacco ad area. Prego, grazie. Adios. No, ovviamente non si è avvicinato. Ovviamente questo... ah, è morto, meno male. Bravo. Dai, niente. Non riesco a farlo, ragazzi. Io non voglio assolutamente riposare, ragazzi, perché stiamo facendo un macello. E se riposo, respawna una quantità infinita di nemici. Quindi, prima di tutto, esploriamo bene bene. Poi, ci riposiamo quanto vogliamo. Tipo, qua si scende ancora. Andiamo a vedere che cosa troviamo. Madonna, ma perché? Perché hai questi istinti suicida? Beh, qua non c'era assolutamente niente. C'era soltanto un cadavere. Quindi, grazie. Andiamo a far fuori subito anche l'altro, che sta sull'isolotto. E poi tecnicamente ce ne manca solo uno. Dobbiamo stare molto attenti contro di questo, perché potrebbe buttarci giù. Sappiamo che Eve gli piace lanciarsi nel vuoto. Dai che muori, meno male. Questo non ho capito se era un parco divertimenti, ragazzi, perché vedo... queste sembrano montagne russe. Beh, sì, abbiamo la conferma che c'è una ruota panoramica. Quindi mi sa di sì, queste erano montagne russe. La cosa che mi chiedo ora...
è se possiamo andare da questa parte. Sapete che vorrei constatare? Oh, di qua si va alla crisalide. Alla crisalide, ok. C'è anche un sentiero che porta in alto. Bene, quindi a te la scelta. Come a me la scelta? Va bene, vado da questa parte. Oh oh! Facciamo una bella corsetta qui. Dove cacchio sto andando, però? Sto tornando indietro. Salve. Città sommersa, nuova area, così. Così che Pask scoprì di essere tornato indietro. Non me l'aspettavo, sinceramente. È una boss fight? Sì e no, è un'invasione. Porca miseria. Ma perché mi sono ficcato qua io? Venite qua, raggruppatevi, ragnetti. Venite, venite, venite. Bravi, venite qua. Mannaggia il cavallo che... chissà dove cacchio se n'è andato. Oh, e dai, ve lo fa la parata. Oh yes, e calmati un attimo. Miseria. Ok. Vaffancavolo. Il secondo e il terzo sono più difficili. Yeah, ti sparo un po'. Vieni qua. Salta, Eve. Perché non corri più, Eve? Che è successo? Che è successo, Eve? Perché non corri più? Aia. Oh, finalmente. Non abbiamo vita, raga. Via. Olè. Ok, veloce, Eve. Ammazzalo. Ammazzalo, che è arrivata altra gente. Chi sta, altri ragnetti? Chi è il grosso qua? Questo qui? Vabbè, ci penso io, va. Beccate questo. Boom. Non è morto. Vai così. Ti arriva più. Dai, eh. Sono carico. Oh no, volevo lo scudo, mortacci suoi. Riunitevi, riunitevi, bravi. E ribeccate di questo. Poi tra l'altro siamo immortali quando siamo in questa mossa, ragazzi. È troppo, troppo forte. Adesso abbiamo bisogno un po' di caricare le nostre abilità. Ciao. Boom. Questa schivata ci ricarica 3,5 barre, che non è affatto male. Ok, così andato via. Vieni qua. Cose grosse, impossibili, sembra che non ce ne siano. Questo mi sa che è l'ultimo possibile. Via. E così, e così. Oh, finalmente l'abbiamo fatta, ragazzi. Porca miseria. Io non ho notato che cosa abbiamo consumato, però. Dai, fammela rifare. È una figata. Oh, 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 oh. Vabbè, è morto così. Vabbè, l'hai fatta lo stesso. Proprio ora che non dovevi farla, Eve. Morti tutti, finalmente. Sarebbe bello chiudere con un altro costumino, che ne dici? Ma almeno c'è qualcosa da prendere qui. Oh, là vedo una cassa, però è una cassa grossa. Non è un buon segno. Buon salve, mi dia tutto, grazie. Ah, si sale sui muri qua, quindi si va da un'altra parte, raga. Vai qua, Eve, bravissima. Vediamo qua sui muri che dobbiamo trovare. Dove sto andando? Ok. Perfetto. Spero almeno che mi stia facendo tornare indietro. C'è un documento qui. Qualcosa di importante? Non saremmo mai potuti nascere senza menzogne, Raphael Marx. Ciò che noi conosciamo come verità non sempre lo è. Una società in cui esiste solo la verità è destinata al tracollo. Dobbiamo essere connessi. Solo se siamo riuniti in un'unica cosa, la risposta si paleserà. Riuniti in un'unica cosa. E Raphael come antico, perché io credo, ragazzi, che Raphael sia l'antico, si è agglomerato con più persone. Raga, dove cacchio sto andando comunque? Impressionante sta roba. C'è un accampamento, che okay, ci fermeremo. Però dove cacchio sto andando? Tarzan Eve qua. Dove dobbiamo andare? Vai, vai Tarzan. Oscilla e vola. Tutta zona extra, ragazzi. Completamente a caso. Sono contentissimo. Però per adesso non ne sta valendo molto la pena. Spero solo che l'accampamento, quello qua sopra, sia un accampamento base. Così ci possiamo vedere sia il costume e sia possiamo chiudere l'episodio. Sì, accampamento grosso, ragazzi. L'abbiamo fatta. Niente male, niente male. Tutta rossa. Ok, va bene, ci terremo questo costume. Allora, Space Gamers, io vi ringrazio per la visione. Chiudiamo qui questo video. In realtà ci siamo praticamente ficcati una zona extra. Però mi sa che c'è un qualcosa da chiacchierare con Adam. Mi sorprende che tu sia sopravvissuta tutto questo tempo in un posto così, Lily. Beh, io...
avevo una buona ragione. Quale? Oh, no, niente. Presto, saliamo. Chissà se... Ci sta nascondendo qualcosa, Lily. Anche perché è stata abbastanza improvvisa la sua voglia di venire qui. Allora ragazzi, vi saluto, ci mancano ancora due mortai e dobbiamo ancora vedere in questa zona che cacchio abbiamo trovato. Perché fino adesso non abbiamo trovato nulla di che in questa zona extra, però lo scopriremo nel prossimo episodio. Thank you.